Innanzitutto vorrei iniziare questa presentazione in maniera informale. Cioè, in genere si dice, si inizia subito a parlare del libro, giustamente, poi dirò anche qualcosa sul titolo di sicuro. Però vorrei fare qualche domanda preliminare. Chi saprebbe dare una definizione di guerra? Anche alla buona, cioè. Alziamo le mani. Sto pensando. Nessuno, vabbè, perfetto. Chi crede che la guerra sia un problema politico? Uno, due, tre. Basta? Tre. Ok, poi chi crede che la guerra sia un problema morale? Uno, due, tre. E chi crede che la guerra sia un problema filosofico? 5, che è incredibile, che ottimo. Quale dovrebbe essere la categoria umana che non è interessata alla guerra? A priori, proprio, diciamo. Se ne sapete dire una, non importa. Cosa vuol dire non interessata? È che potrebbe essere al di fuori delle conseguenze o non essere parte in causa. Chi? I bambini. Beh, per carità, senza togliere niente. Le vittime, sì. Ecco. Le vittime innocenti. No, ma mettiamoci anche le vittime innocenti. Ci sono libri che, insomma, spendono molte parole su quanto gli innocenti pagano, che è uno degli obiettivi strategici, quindi non possiamo lasciarli fuori. Perfetto, nessuno. I morti. Ma non sono più persone. Perfetto, quindi questa era la prima domanda, quelle che ho chiamato qui domande preludiche, che danno un po' la percezione delle nostre intuizioni pregresse rispetto a quello che dovrebbe essere una filosofia della guerra, no? In primo luogo, diciamo che è difficile dare una definizione di guerra ed è raro che la maggioranza delle persone senta l'esigenza di dare una definizione di guerra, che è una cosa straordinaria, perché pensiamo alle conseguenze. Io cercherò poi di farvi vedere quanto sarebbe importante una filosofia, una tradizione di filosofia della guerra, se la vogliamo chiamare così, perché l'altra domanda era: la filosofia è un problema filosofico, la guerra sì, ma ben pochi hanno avvertito il problema di doverne fornire una. Io potrei dire che titoli con Philosophy of War, filosofia della guerra o qualcosa del genere, io ne conosco tre. E che sono solo avulse da problemi di caratura morale, come il problema della guerra giusta. Sono 10 se contiamo tutto anche questo dibattito, che sono anche un po' di più probabilmente, ma se togliamo l'elemento morale al problema della guerra, la filosofia della guerra se ne è interessata veramente poco. Eppure fornire una definizione di guerra dovrebbe essere fondamentale. Voi pensate all'intervento dell'ONU in Siria, facciamo questo esempio, no? È importante questo esempio, perché l'ONU non è intervenuta in Siria, perché? Perché è una guerra civile e non ci si intromette a livello politico all'interno di uno, non si fa intromissione nella politica di uno Stato, interno allo Stato, senza violare i principi fondamentali dell'ONU. Però siamo così sicuri che si tratti di una guerra civile? Se non definiamo guerra, come possiamo dire che lo è o non lo è? Eppure, se voi andate a cercare, le definizioni di guerra sono poche, sono imprecise e addirittura sono vaghe ed ambigue. Questo perché nel primo capitolo iniziale è dedicato alla definizione di guerra. Ed è incredibile se ci pensiamo. E anche perché l'altra questione era: la guerra è un problema morale, no? Ben tre hanno alzato la mano. Benissimo, ma come si fa a dare una valutazione morale di qualcosa che non si sa definire? Cioè, in qualche modo, come possiamo valutare qualcosa se non sappiamo neanche descrivere quel qualcosa? Cioè, è ridicolo. Perlomeno dovremmo avere una descrizione di quell'evento, perlomeno alla buona, per poi poterlo valutare. Eppure, la prima cosa che hanno fatto i filosofi è stato porsi, come Sant'Agostino, poi San Tommaso, è stato porsi il problema della valutazione morale. Che è sorprendente anche perché rimane ancora oggi il principale problema, non viene avvertito tutto il resto.
E una parte probabilmente è dovuta al fatto che comunque chi si è occupato di guerra, tipicamente i militari, hanno, che sono naturalmente per definizione ostili a un certo tipo di ragionamenti, anche se meno di quanto non si possa pensare, ne hanno fatto una disciplina tecnica. E come tutte le discipline tecniche, vedi per esempio la scienza, prima di entrarci dentro i filosofi hanno dovuto entrare perlomeno dentro la disciplina, il che significa un addestramento intellettuale specifico che non è che tutti ci possiamo permettere sicuramente. Bene, perciò queste sono solo alcune considerazioni generali, cioè che non c'entrano... cioè c'entrano col tema, no? del libro, però fanno capire il motivo per cui diciamo si pone questo problema in maniera chiara e inevitabile prima di tutto. Quindi perché una filosofia, iniziamo prima con perché una filosofia della guerra, prima di tutto per questi insights che abbiamo subito visto condivisi in un certo senso per negativo, perché è incredibile rispetto al problema della guerra una così esigua analisi filosofica, che pure sembra così urgente. È paradossale, no? Di quelle cose paradossali, tra l'altro non è solo una mia idea, perché ci sono grandi studiosi di guerra che per esempio pongono il problema dell'ambiguità delle parole all'interno dei contesti militari. Il che significa che se un militare è vago nel dare gli ordini, anche il militare che deve eseguire quegli ordini potrebbe prendere pesci per altre cose. Con il risultato che per esempio abbiamo un aumento dei caduti, abbiamo un aumento delle vittime innocenti e quello che volete. Perché? Perché le parole erano prive di chiari significati di riferimento. Tutto una questione filosofica. Tant'è vero che Hugh Strachan, che è uno dei più grandi storici militari inglesi attualmente ancora viventi, lui diceva, e qui le varie agenzie si parlano tra di loro ma non si capiscono e non se ne rendono conto perché usano le stesse parole con significati diversi, risultato disastroso. Questi sono i problemi, e sono problemi che hanno delle ricadute immediate, cioè non è che la filosofia da, è come gli armchair philosophers, ma io sono ben felice di essere un armchair philosophers nella misura in cui non devo andare a combattere io, non ancora, comunque... In questo caso sono ben felice di essere un armchair philosopher, ma qua il punto è che proprio noi armchair philosophers, a parte i psicologi che hanno tutto un altro vasto ramo di interesse per la guerra, abbiamo immediate ricadute, come e qui colgo l'occasione per ringraziare Francesca Boccuni che ha letto e criticato un capitolo, cioè è proprio per il fatto che noi per esempio non possiamo dimostrare la nostra coerenza logica come persone, anche concepiti in maniera come fossimo dei sistemi formali di un certo tipo, va bene, ma proprio perché ci manca questa cosa noi dobbiamo scambiarci gli ostaggi. Questo è incredibile se ci pensiamo, cioè Gödel diceva no, noi abbiamo un enunciato indimostrabile eccetera eccetera, se è indimostrabile solo se il sistema è logicamente coerente sotto assunzione appunto di coerenza. E tra l'altro poi si dimostra per come corollario che questo sistema non può se è coerente non può dimostrare la sua stessa coerenza. E quindi noi ci scambiamo gli ostaggi per un principio logico, un principio logico e filosofico che non ha bisogno di andare a guardare che cosa sono le information warfare o quello che volete, insomma in termini pratici. Cioè la base è tutta lì, nella filosofia, e questo secondo me è una delle cose più esaltanti per una persona insomma che si è interessato, esaltante nel senso... ovviamente intellettuale della parola, è drammatico dall'altro lato ed è uno dei motivi principali per cui io ho iniziato a scrivere, ho anche scritto questo lavoro. Quindi perché una filosofia della guerra anche solo per questo? Anche solo per questo. Perché filosofia pura della guerra? Allora, c'è un motivo narcisistico che una persona qui dentro sa qual è, ma non lo posso dire perché ovviamente pubblicamente dimostrare di essere narcisista in questo mondo sarebbe tradire un peccato di umiltà che non ci è concesso. Comunque la ragione più profonda poi in realtà è che è appunto una filosofia che è a prescindere dalle condizioni di esperienza, ok? È proprio una volontà di essere specificamente filosofica questa analisi in qualche modo, quindi pura in questo senso, in un senso quasi kantiano. D'altra parte è anche vero che appunto, ed è qui vengo a una considerazione interessante che cioè, per me è stata interessante, è una filosofia pura? Può essere del tutto a priori? No.
A parte il fatto che io non ci credo al fatto che una filosofia possa essere pure a priori, in un certo senso, non kantianamente inteso, perché Kant aveva ben, ben chiaro quello che stava dicendo. Però diciamo che sicuramente un armchair philosopher è solo una metafora. Io non ho mai visto un armchair philosopher. Io ho visto philosopher che mangiavano, che parlavano, che uscivano, che dicevano quello che volevano, si informavano. Poi magari vanno dentro le aule e si dimenticano di tutto questo, ma fino a un certo punto è vera sta cosa, secondo me. Perciò, beh, diciamo, questo, quindi veniamo a una considerazione metodologica, quindi. La filosofia non è solo un fine, ma è anche un mezzo. E infatti io ho scritto nell'introduzione che io ho scelto la filosofia analitica, ormai non è più una scelta, è uno stile di vita, volendo. Anche se sembra assurdo dire oggi che la filosofia analitica può essere uno stile di vita, comunque sia, perché da questo punto di vista un'analisi metodologica, perché un'altra delle questioni aperte da sempre all'interno dei dibattiti della guerra, come ho già cercato di farvi notare, che sono ambigui, perché sono anche vaghi, entrambe le cose, perché non hanno avuto l'addestramento filosofico che ci vuole per non essere né vaghi né ambigui. Quindi è ancora una volta una questione metodologica che non è solo puramente metodologica, ma anche vincolata a degli obiettivi che sono filosoficamente carichi, su questo non c'è dubbio, ma anche se vogliamo limitarci al solo considerazioni politiche e di analisi della guerra in quanto warfare, cioè pratica proprio della guerra, beh, allora ancora una volta la filosofia torna anche per una terza ragione, che ce la si racconta molto. Voi non avete idea delle narrative, dei sogni, dei visionari della guerra. Sono bellissimi perché fanno delle costruzioni quanto mai vaghe e quanto mai belle, per certi aspetti in un certo senso non certamente morale, o non propriamente morale, comunque sia, sono storie. Noi ce la raccontano quando ci dicono che hanno tutto sotto controllo. Lo sapete da quando lo si sa questa cosa? Dal 1800, quando uno dei più grandi filosofi, che non era un filosofo, era un generale, Karl von Clausewitz, disse per la prima volta: la nebbia di guerra è ineliminabile. Dal momento stesso in cui voi scendete in campo non saprete mai dire con precisione cosa potrà succedere. Perché? Perché voi siete già parte in causa di quello che è un evento che voi non potete cogliere interamente. Quindi quando vi dicono: ah, noi abbiamo previsto tutto, sappiamo come andrà, è già una cosa relativamente falsa. Cioè relativamente, per modo di dire, proprio falsa. Poi si può dire che il prezzo politico della nebbia di guerra con i conseguenti caduti ci sta comunque bene, ma è tutto un altro modo di vedere le cose, vi rendete conto? Una cosa è raccontarci che sanno cosa sta succedendo, sanno dove vanno a finire, perché vi danno vi sanno dare una spiegazione di come. Una descrizione causale di quello che è l'avvenimento, tale per cui va in un certo modo piuttosto in un altro. Ma questa è un'illusione, in gran parte. A parte il fatto che, e qui vengo al secondo capitolo, si dimostra che questo è impossibile per almeno quattro argomenti diversi. Il futuro è aperto e non è necessariamente da un punto di vista metafisico, anche se io mi compro una certa visione metafisica di minimo che si rifà a una certa logica modale, senza richiamare quindi che cosa c'è, cosa non c'è di preciso. Però già da solo, se assumiamo poche informazioni, possiamo perlomeno dire che noi non possiamo prevedere il futuro, e non ci sono dubbi, almeno in un senso forte, che coinvolga milioni, per esempio, di vite umane. Per cui, se vogliamo parlare del tempo meteorologico, le previsioni non ci azzeccano quasi mai, lo sappiamo tutti. Però figuriamoci quando si tratta di avere il tempo meteorologico che magari ci deve causare il bombardamento di un'impostazione di civile, o piuttosto che di una struttura militare. Mi sembra che sia molto, già di per sé, una complessità già vasta. Se non riusciamo ad essere precisi col tempo, figuriamoci con quello che riguarda noi esseri umani, che siamo parte in causa dell'evento che stiamo causando. Ok, quindi filosofia pura, filosofia della guerra e filosofia pura della guerra per questo motivo, insomma. Quindi filosofia prima della guerra, metodologicamente inteso e non metodologicamente inteso, quindi una filosofia dispiegata a tutto campo, però no, è un libro multidisciplinare. Cosa voglio intendere? A parte il fatto che io sono una persona multidisciplinare, non so, credo di potermi definire così, anche
nel bene e nel male secondo alcuni, nel male secondo alcuni, nel bene secondo alcuni, non si è ancora capito, comunque sia, va bene. Il libro è sicuramente un atteggiamento multidisciplinare, parte che si vede dalla molteplicità di temi di cui mi sono occupato, e devo dire anche, cioè, non è solo un mio atteggiamento, io credo, sì, tanto sono nel posto giusto per poterlo dire una volta tanto, credo che oggi la filosofia debba essere principalmente multidisciplinare, nel senso che vada a scavare ambiti che bene o male gli altri hanno sempre cercato di difendere perché hanno il terrore di essere andati a guardare dentro, come ci farebbe male a noi quando c'è la neuroscienza che dici guarda che qua stai cannando tutto, che poi si dimostra che non è del tutto così, ma questo è un problema che ci non ne apriamo. Comunque il discorso è questo, perché deve essere, in che senso questo libro è, quindi in senso che, nel senso non dovrebbe essere, ma è, senza ricadere nella fallacia descrittiva, iniziamo, normativa, insomma, lo è perché io mi sono occupato della guerra da almeno 4 punti di vista diversi, con almeno 8 discipline investigate in maniera metodologicamente attraverso gli strumenti della filosofia analitica, sicuramente, quindi una metodologia abbastanza comune, ma i temi e le discipline che io mi sono dovuto andare a scartabellare sono state diverse. Quindi da iniziare dagli studi sulla guerra in senso tecnico, a finire agli studi sulla, per esempio, sulla geopolitica, perché c'è un capitolo dedicato solo ed esclusivamente alla geopolitica. Da un punto di vista, quindi, è multidisciplinare perché si occupa obiettivamente di cose che hanno riguardato persone e interessi estremamente diversi, quindi è un dato di fatto. Perché invece dovrebbe comunque essere multidisciplinare? Allora, c'è qualcuno che dice, no, che la filosofia è la disciplina... il filosofo è colui che sa tutto, poco di tutto e molto di niente. C'è un senso che è vero, ed è qui nasce il disagio di noi filosofi a dire che non è vero, però è vero. Ma è un pregio questo, però. Perché cosa vuol dire in realtà questa cosa? Che il filosofo vuole argomenti, gli interessano gli argomenti. Quindi non c'è una patria... dell'argomentazione. La filosofia usa tutti i tipi di argomenti. Per esempio, un argomento storico può essere utile per ricostruire la storia delle idee. Un argomento storico può essere interessante per rifiutare un'idea morale. Per esempio, sì, è facile dire che i romani erano libertini, ma la parola libertino è del 700. Quindi c'è già un anacronismo. Allora dobbiamo riformulare la cosa, imporre un ragionamento più fine allo stesso analisi storica, per esempio. Quindi il punto è, perché deve essere multidisciplinare? Perché se vogliamo argomenti validi dobbiamo guardare anche quelli che hanno guardato la questione da altri punti di vista. Per quello il filosofo sa tanto di poco, cioè sa poco di tanto, perché ne ha bisogno. A lui di Napoleone in quanto tale non gliene frega niente, però gli interessa l'argomento storico attraverso cui Napoleone diventa una figura della storia. Probabilmente, per esempio, io una delle mie personali difficoltà col pensiero di Hegel, con cui mi sono confrontato ormai anni fa, non pretendo certamente di essere un esperto né mi avvicino ad essere qualcosa di simile, però era il fatto che io mi accorgevo che il buon vecchio Hegel, che se sicuramente sarà stato un grande filosofo, secondo alcuni il più grande di tutti, poi secondo lui la filosofia era finita dopo di lui, e sappiamo quanto questo sia assolutamente vero, tanto ci crediamo, comunque una cosa che mi ha sempre lasciato a disagio è che lui parla moltissimo di storia, eppure a me ha sempre avuto la sensazione straordinaria che dei libri di storia se ne letti, non voglio dire pochi, perché comunque sarebbe un'affermazione che da parte di un ovviamente non esperto di Hegel non può essere comprata, no? Però diciamo che c'è la vaga sensazione di disagio che rimane a livello soggettivo, perlomeno mio, che mi sono dovuto leggere un sacco di libri di storia, che di questo di storia ne avesse letto fino ad un certo punto. Ma perché? Perché in un certo senso non è il suo lavoro, quello che gli interessa è l'argomentazione storica. Allora, se noi vogliamo fare argomentazione geopolitica, se vogliamo fare argomentazione anche fondativa sulla geopolitica, noi la geopolitica l'abbiamo dovuta leggere e aver assimilato alcuni tipi di modelli di ragionamento che questi
buoni esseri umani che si applicano allo studio delle relazioni politiche nel contesto strategico del mondo, si devono essere posti come problema. Quindi non solo questo libro è multidisciplinare, ma doveva esserlo, sia in quanto fine intrinseco, come ho cercato di chiarire, sia in senso strumentale. Allora, se io, gli altri, per esempio, un libro che si titola Philosophy of War, e non è la iniziale, non è un caso, perché non è The Philosophy of War, per esempio. Ed è specifico, lui lo dice perché, di Alexander Mosley, che è uno di quei tre libri che, cioè di quei tre lavori, scusate, non libri, di quei tre lavori che io conosco che hanno filosofia, guerra insieme nello stesso titolo, che non sia una questione morale, per così dire, o non sia di un politologo da un altro lato. Perché? Perché anche lui dice dobbiamo avere un atteggiamento multidisciplinare, inevitabilmente. E allora non ci può essere, secondo lui, addirittura la filosofia della guerra, ma ce ne deve essere una almeno, perché in realtà ce ne sono tante. E c'è un senso in cui io credo che Mosley avesse abbastanza ragione, anche se poi ovviamente io non sono del tutto d'accordo con la maggioranza delle cose che dice il buon vecchio Mosley. Comunque, poi, quindi, allora adesso verrei ad alcune altre due domande intermedie. Quindi, quale dovrebbe essere la tradizione di riferimento a cui rifarsi? C'è una tradizione di riferimento? La prima domanda, quindi, lecita è: ma c'è una tradizione di riferimento? C'è un dibattito filosofico sulla guerra nei termini in cui si parla di qualia, per esempio? Niente, senza togliere niente al problema dei qualia, per carità. Però la guerra è anche vero che ci interessa da quando esiste l'umanità. Addirittura ci sono alcuni che dicono che la guerra è un fatto anche degli animali, Mosley compreso. Io non sono assolutamente di questo avviso, la guerra è un fatto umano secondo me, però sicuramente la domanda c'è. E com'è che, ancora una volta, noi non abbiamo una tradizione, non abbiamo un dibattito, non abbiamo niente quasi. Cioè di studi filosofici esclusivamente dedicati alla guerra... E ribadisco, perché il problema è preliminare alla questione morale, ed è, non voglio dire preliminare, ma quasi preliminare anche alla questione politica. Per cui, perché? Perché sono discipline normative in un certo senso, abbisognano di descrizioni razionali, a meno che non ricadiamo di nuovo nella vaghezza e nell'ambiguità, che è quello che cercheremmo di evitare se soltanto avessimo voluto farlo, no? Scusate. Quindi, è per questo che io mi sono dovuto porre il metodo. D'altra parte, la questione del metodo e la questione dei fini ritorna ancora una volta, perché, bene o male, anche qui ci sono tanti modi di affrontare il problema della guerra, come ho cercato di farvi vedere. Non ce n'è uno giusto, non ce n'è uno migliore. Per quello la filosofia deve essere la scienza che sa poco di tutto, è importante questo punto. Quindi, lungi dall'essere una critica, è una virtù se la sappiamo usare, almeno secondo me, ovviamente. E io ho cercato di dimostrare quanto questo atteggiamento possa essere proficuo. Vale la pena di dire che non sono l'unico ad aver creduto in questo atteggiamento. Se ho avuto riscontri immediati quasi dall'uscita di questo libro, insomma. Perché? Perché evidentemente ce n'era abbastanza bisogno in qualche modo, credo. E quindi la questione della tradizione è che noi non abbiamo una tradizione, ce la dobbiamo inventare. E da qui, di nuovo, dobbiamo essere multidisciplinari. Quindi, e vorrei anche a questo punto concludere la mia disamina, perché poi magari vorrei che ci fosse un dibattito immediato, insomma, per discutere del libro più che di quello che l'autore dice di essere del libro, dice essere il libro e così via. Sono anche altre cose, almeno un'altra questione, per esempio, aperta. La questione è che se noi non sappiamo definire la guerra, è molto difficile saper definire la pace. Per esempio, io adesso ho fatto una conferenza al Politecnico un paio di settimane fa, era molto interessante, era un pubblico non come, insomma, qui dentro, che bene o male siamo filosoficamente carichi, insomma, come le cariche elettriche. Non lo era un pubblico in generale di studenti del Politecnico, studenti universitari di ingegneria, tipicamente, erano della mia età, erano un po' più giovani, direi, e uno dei temi che avevo presentato era scacchi e guerra.
che è stato peraltro il più seguito e anche il più apprezzato, penso. O forse è perché a me ha dato grande soddisfazione farlo, per cui per bias cognitivo psicologico sono indotto a pensare che sia quello più apprezzato. Comunque sia, a un certo punto nel dibattito esce la questione: ma quali sono le caratteristiche intrinseche della pace? Allora incomincio io, ho fatto emergere il dibattito, cioè, la domanda è venuta fuori da sola. Ma ed è stato interessante perché c'è stato un dibattito interno tra le persone che proponevano idee, quindi io ovviamente facevo notare subito le critiche, i problemi delle definizioni più o meno ingenue, come è logico che sia in una cosa così dove nessuno ci aveva mai pensato prima, studenti del Politecnico, quindi non carichi filosoficamente, insomma, vanno scusati in questo senso. Beh, scusandoli, però una cosa era emersa: non si riusciva a capire cosa cavolo volessero dalla pace. Eppure è strana sta cosa, perché se ci pensiamo dovrebbe essere molto più importante sapere cos'è la pace di quanto non sia cos'è la guerra, se vogliamo. Prima di tutto perché noi in teoria dovremmo vivere in pace, dovremmo in senso quasi morale, secondo alcuni proprio in senso molto forte morale, per esempio la posizione kantiana che viene considerata nel libro, che è la base di una mia posizione su una prospettiva neo-idealista o neorealista, a seconda delle prospettive che si vuole vedere, sul valore della pace e della democrazia come sistema politico capace di mantenere la pace dentro il confine dello Stato. Perché fuori la democrazia si comporta, come sappiamo fin da Hobbes, quello ribadisce anche Locke, la democrazia si comporta esattamente come tutti gli altri stati. Perché? Perché è un sistema di aggregazione del voto per una decisione politica. Se le decisioni politiche sono quelle di andare in guerra, il comportamento di una democrazia in guerra è pressoché identico a quello di tutti gli altri. Da qui il fatto che gli Stati Uniti sono, secondo me, uno dei popoli più democratici del mondo, almeno a livello di principio, e loro si riconoscono così, e giustamente, perché hanno una costituzione che mi invito a leggere, che è meravigliosa quella costituzione. Eppure ovviamente sappiamo tutti che gli Stati Uniti vanno in quattro angoli del globo per ricordare agli altri che le cose si fanno anche a modo loro, giusto? Per cui la cosa straordinaria è che nessuno sapeva dare quello che mi hanno detto è: io so dirti come sarei se fossi come mi sento in pace. Ma questo non è essere in pace. Addirittura, ammettiamo, io mi sento in pace fumando la pipa, che è vero. Però il fumo della mia pipa potrebbe causare dei problemi a quello che si sente in pace rifiutando il fumo della pipa, perché magari gli fa schifo. D'altra parte il fumo della pipa è denso, non è filtrato perché non passa nei polmoni, quindi ristagna nel luogo dove voi fumate la pipa. Allora cosa succede? Che noi eravamo entrambi nelle condizioni ideali di pace, prima io con il fumo, lui senza, ed ecco che siamo inevitabilmente finiti in condizioni di conflitto, che sono le condizioni preliminari per ogni forma di guerra. Quindi il fatto di dire che io so come mi sentirei, che è una sensazione soggettiva solo parzialmente oggettiva e per nulla intersoggettiva, se ci facciamo caso, non mi basta per una teoria della pace, non mi basta per una definizione di pace. Mi sembra abbastanza evidente. E c'è un'altra cosa che notava Aristotele, sempre all'interno dello stesso problema. Allora, per concludere la questione sul scacchi politecnico, è giusto per farvi capire una cosa, due punti che io ho scoperto amaramente anni fa, ed è da lì che ho iniziato, è la causa materiale di una ricerca che, nonostante le apparenze, insomma, ci ho impiegato 5 anni a scrivere questo libro, nonostante le apparenze, perché si capisce che, insomma, che ha avuto molto tempo per la gestazione, in realtà ci ha impiegato 5 anni a vedere la luce, e almeno 5 anni, e una delle cose che mi ero reso conto erano le conseguenze collaterali di questo fatto riscontrato anche tra giovani ragazzi acculturati e neolaureandi, perlomeno, il che significa la classe dirigente futura del paese. Questa è la classe dirigente, perché stiamo parlando di questo, e loro non avevano la benché minima idea di che cosa volessero loro dalla pace in senso intersoggettivo, che è fondamentale, perché se no
Allora, la conseguenza è che quando io ho chiesto alle persone di sapermi descrivere la vita, in un certo senso, dopo un po' loro mi dicevano, ma se io gli facevo la domanda diretta, ma secondo te la vita è una guerra? La risposta è, come ho detto anche a loro, è assolutamente non c'è dubbio. Cioè, in poche parole, la gente pensa di vivere già dentro una guerra perché non capiscono. Tipicamente il problema della guerra è che si può fare tutto giusto e perdere. La vita di tutti noi è segnata sempre da questa sgradevole sensazione. Perché? Perché abbiamo a che fare con gli altri e gli altri hanno i loro interessi, anche quando legittimi. Infatti si parla spesso del fatto che uno dei paradossi delle guerre giuste, delle teorie delle guerre giuste, è che dimostrano il fatto che tutti abbiamo una legittimità, sia chi sostiene A e chi sostiene non A, sono entrambi ragionevoli. Ed è vero, quasi sempre, spesso è vero, che entrambi hanno ragioni per combattere. Entrambi dal loro punto di vista sono legittimati, probabilmente, se sposiamo una certa idea che la guerra possa essere legittima, però in realtà il risultato è che comunque quindi dobbiamo convergere in un conflitto. Quindi la domanda alle persone individuali, quando io gliel'ho fatta diretta, dopo un po', la realtà è, dopo che mi dicono che io sono un po' critico, che metto sempre il bastone tra le ruote, ma perché devo fare questi problemi, queste domande delle persone che vogliono solo stare in pace, appunto, dopo un po' mi dicono, ma certo che la vita è una guerra, è per quello che gli secca dovervelo dire. Perché ovviamente io mi sono dovuto fare i conti quando io ho scoperto che per me era esattamente così. Ecco. E questa è la causa materiale che non ho detto in questo libro, l'ho scritto in un altro libro, ma questa è la realtà. È stata una domanda molto semplice, ma perché le cose stanno così? È come quando immaginate il mondo senza un dettaglio, un insignificante dettaglio. Per esempio, immaginiamo come sarebbe il mondo se non ci fossero i microfoni. Guardate, dove tolgo i microfoni, poi si tolgono un sacco di cose, per esempio YouTube, i canali, cioè. E come sarebbe il mondo se le cose stessero diversamente? Come sarebbe il mondo se ci fosse la pace e non ci fosse la guerra? O addirittura se la guerra fosse impossibile? Sapete qual era la risposta? È quasi impossibile pensarlo. Perché la guerra nasce dal conflitto di interessi, quindi per non avere conflitto di interessi o non ci siamo noi, o non ci sono gli altri, o non ci sono ragioni per divergere, il che significa che in qualche modo siamo o un formicaio, oppure non siamo. Il che significa che se vogliamo vivere in questo mondo, inevitabilmente finiamo per divergere con qualcuno, almeno a livello potenziale, o molto probabilmente così. E infatti, tra parentesi, uno degli argomenti utilizzati per definire la legittimità della democrazia nasce proprio dal fatto che chi difende la democrazia dice è il sistema più idoneo per divergere, per evitare che il conflitto si radicalizzi e la gente si scanni, detto molto chiaramente. E per concludere, e per il punto prima della conclusione a cui volevo arrivare, quindi non c'è un modo semplice di rispondere a questi problemi. Primo, perché? Perché si pongono da soli. Secondo, perché è molto complessa la disciplina. Terzo, perché sono molto complesse le interazioni tra elementi semplici. Gli elementi semplici che potremmo essere noi, ok, che però in realtà siamo molto di più, perché c'è l'elemento della casualità esterna che ci rallenta, per esempio io posso arrivare a divergere con una persona perché non sono riuscito ad avere quello che normalmente dovrei avere. Si pensa per ragioni che non sono dipendenti dalla volontà delle persone, ma si può divergere comunque. Allora, e qui è appunto il punto di Aristotele. Fin da Aristotele noi sappiamo, Aristotele con molta acutezza aveva notato una cosa secondo me brillante sul problema della pace, era questo: noi possiamo avere, noi tutti vogliamo essere in pace come popoli, perché iniziamo a capire che è un problema anche di popoli, non solo di persone. Si è detto, e poi dico una cosa divertente su questo fatto, comunque il punto, ecco, prima di puntualizzare il punto divertente, è che noi possiamo avere appunto voler essere tutti in pace. Nessuno dirige, non nessuno, neanche Hitler, neanche Hitler dice no, io voglio la guerra, a parte no, che Hitler magari lui lo diceva così, ma in realtà quello che lui voleva era una pace particolare,
una pace alle sue condizioni, una pace con segregazione razziale, una pace con l'eliminazione totale degli ebrei, con l'eliminazione dei comunisti e con un'instaurazione di una dittatura particolare impostata sul sistema di polizia e repressione. È una pace molto particolare, ma è una pace che ci piace o no? Hitler è un modo di vedere la pace, questo non è un modo di vedere la guerra, tant'è che la guerra non è che si fa come si fa il totalitarismo, si fa con i carri armati. Il totalitarismo tipicamente può farne a meno. Quindi il discorso è che noi possiamo tranquillamente avere guerre feroci perché abbiamo idee della pace diverse, perché ed il punto è correlato al fatto che l'attaccante è il difensore che stabilisce l'inizio della guerra, non l'attaccante. Perché l'attaccante ti dice: tu fai quello che ti dico io, non ci sarà guerra, sei tu che decidi di difenderti. Tant'è vero che una delle cose che io avevo scoperto con mio grande stupore, oltre al fatto di scoprire che la pace è una parola estremamente ambigua, perché pace vuol dire pacificazione, pacificità, pace tra gruppi interni allo Stato, pace tra gruppi esterni allo Stato e tra Stati. 4-5 significati diversi. E non tutti sono compatibili reciprocamente, solo che quando ci raccontano le storie politiche li vogliamo tutti e cinque, ma magari è impossibile, per esempio. Quindi la questione della pace, no? È proprio il fatto che in realtà noi abbiamo delle idee di pace diverse. L'attaccante questo lo sa benissimo e lui ti mette alla prova e ti dice: sei tu che decidi se fare la guerra o no. Tant'è vero che una delle poche vere, secondo me, più profonde e forse l'unica visione pacifista radicale non è quella di Gandhi, perché Gandhi ti dice: io sono un pacifista strumentale, non finale. Io rifiuto la violenza perché rifiuto il mezzo strumentale della violenza, ma io resisto. Certo, se avessi incontrato un Hitler, come notava giustamente Bobbio, probabilmente il risultato della non violenza sarebbe stato un po' diverso da quello degli inglesi nel periodo postcoloniale, dove se ne stavano comunque andando, e bene o male, insomma, erano inclini a riconoscere delle ragioni abbastanza vicine anche se non immediatamente a quelle di Gandhi. Quindi riconoscere le ragioni dell'altro è già abbastanza un passo importante per essere vicini all'accettare la pace, alle condizioni dell'altro. La vera posizione pacifista radicale è quello che ti dice: io muoio piuttosto che combattere. Perché? Perché lui ti dice: io faccio quello che dici tu, a qualsiasi condizione. E noi saremmo tutti d'accordo nel sottoscrivere questa posizione? Non lo so. Io non vi dico qual è la mia opinione, ma è questa la vera sfida del pacifismo, che dovrebbe vincere il pacifismo, e dire sempre e comunque questo è il valore di fondo. Quindi piuttosto io muoio, ma io non accetto il conflitto fino in fondo, perché nel momento in cui resisto sto iniziando una catena di eventi che comprendono quasi sempre quelli della violenza, inevitabilmente. Tant'è vero che poi, tra l'altro, parlando con qualcuno esperto di queste cose, si esce fuori che in realtà, in questo senso, ci sono posizioni del cristianesimo che in effetti non sono poi così sicure che bisogna resistere fino a questo punto. Anche se rimane il fatto indiscutibile che la posizione più radicale di pacifismo che io ho riscontrato rimane fondata su questo argomento. Perché? Perché ancora una volta è il difensore che fa la guerra, non l'attaccante. Bene. Quindi, guardate anche, e quindi vengo alle conclusioni, quante cose interessanti perché controintuitive. A noi ci sembra che la pace sia una cosa scontata, è una cosa ovvia, la cosa più naturale. Non è così. Tant'è vero che la maggioranza dei filosofi che sono occupati di guerra, vedi un Hegel della situazione, considerano quasi tutti la guerra come quale che sia, non dico che è un male perché è già una caratterizzazione morale. Hegel sicuramente non si poneva questo problema, almeno in questi termini. Lui dice tranquillamente che è una necessità della storia, necessità in senso forte, nel suo caso logica, che è la più forte di tutte, ma anche nomologica, perché è interna alle leggi di questo mondo. Allora, la realtà dei fatti è che ancora una volta le cose sono più complicate di così, perché in realtà non c'è scritto da nessuna parte che la guerra sia una necessità logica e nomologica, come dimostro, o spero di aver dimostrato qua. Quindi quando voi vi raccontano la storia che la guerra è inevitabile, vi stanno ancora una volta
narrando una parte della storia che non è del tutto vera. Quello che si può dire è che è molto probabile. Questo è un'altra, però è la conseguenza drammatica di quello che io ho cercato di far vedere. È vero, perché sembra inevitabile, perché è statisticamente alta la probabilità che ce ne sia almeno una da qualche parte, e quindi ci dà l'illusione che questo sia un problema inevitabile, un male che dobbiamo affrontare, che in un certo senso è esattamente vero, proprio perché è straordinariamente probabile, per delle ragioni che vi ho cercato di far vedere in controluce. Quindi da qua vengo alla questione pratica, di nuovo, come avevo iniziato, perché se questi sono problemi che noi non riusciamo a risolvere qua dentro, con gli strumenti della filosofia, per quale misteriosa ragione dovrebbero riuscire a risolverli quelli che hanno, si pongono il problema pratico, che hanno immediato bisogno di urgenza per risolvere problemi immediati? Facciamo un esempio. Immaginate di essere una persona che deve prendere queste decisioni. Quanto tempo avete per ragionare? Quanto tempo avete per riuscire a risolvere questi problemi che da voi dipendono la vita di persone, di milioni, migliaia di persone? Allora, la questione è, se voi non ci avete ragionato prima, come potete sperare di avere la risposta laddove non avete il tempo? E questo è un aspetto, secondo me, abbastanza importante. Come diceva Cartesio, per l'appunto, Cartesio diceva nelle meditazioni metafisiche, io adesso sono qui, ho tempo per riflettere, laddove poi, lo diceva Spinoza, quando avete tempo per risolvere i problemi della ragione, cioè del pensiero, risolveteveli, perché in quel momento avete tempo che vi lasciano le passioni della vita, ovvero le cause resistenti ad essa, vi lasciano il tempo per risolvere i problemi. Fatelo in quel momento, perché sennò dopo sarete troppo dappresso alle passioni e non riuscirete a risolvere il problema. Quindi la questione è drammaticamente pratica. È drammaticamente pratica. Quindi il prezzo che noi abbiamo pagato, uno dei prezzi che abbiamo pagato per tutto questo, è stato il fatto che quindi le conseguenze pratiche e teoriche di tutto questo sono state vite umane, per esempio. Sono state incapacità di risolvere problemi, sono stati momenti in cui non si sapeva che pesci pigliare. È ovvio che non sarà tutto dovuto al fatto che non c'era una filosofia della guerra, e sicuramente non risolverò nessuno dei problemi lasciati aperti dalla storia, su questo non ho molti dubbi. Ma il punto è il problema di per sé, è il punto di partenza per affrontare razionalmente il problema. Perché se noi non ci vogliamo accontentare di un problema lasciato in sospeso ai militari, tanto per chiarirci, dovremmo tutti quanti porci nella prospettiva di capire razionalmente di che cosa stiamo parlando. E quindi io penso, per tutte queste ragioni, insomma, che anche una filosofia pura della guerra pubblicata nel 2015 abbia una sua ragion d'essere, una sua naturale esigenza di esistere, e si spera che possa essere un primo momento per una ricezione o la costruzione di un pensiero razionale, finalmente, su una delle cose su cui la ragione umana si è sempre comunque dimostrata restia a volerci mettere mano. Grazie.